Il tema che è stato scelto per questo incontro interregionale delle confraternite di Abruzzo e Molise, per il quale ringrazio gli organizzatori e al quale nuovamente do il mio benvenuto di padre e pastore di questa chiesa di Chietivasto, è la gloria della croce. Gloria crucis. Il motivo di questa scelta può essere variamente illustrato. Certamente in un'epoca di consumismo diffuso e di edonismo scelto a misura di ogni giudizio, di ogni esperienza, mettere al centro la gloria della croce significa turbare, inquietare le nostre coscienze, soprattutto accendere domande e aprire sentieri di riflessione e di conversione, sui quali, con l'aiuto del Signore, soltanto potremo incamminarci. E allora ho pensato di meditare con voi sulla gloria della croce, accendendo una simbolica menorah, cioè il candelabro dalle sette luci che arde secondo la tradizione ebraica nel santuario di Dio, che è il simbolo delle opere dell'Eterno, il Creatore che nei sette giorni della creazione ha dato vita al mondo, ma è anche il simbolo della esistenza umana. Sette sono le aperture del nostro volto, sette sono dunque le luci che devono splendere perché la nostra mente e il nostro cuore siano riempiti dalla gloria del Signore crocefisso. La prima di queste luci la intitolo con una espressione che traggo dall'italiano medievale. Nell'italiano del Medioevo ricorreva, in molti scrittori, soprattutto mistici, questa parola: il Dio compassionato. È una parola in realtà bella, perché non solo evoca la sofferenza di Dio, ma evoca il mistero abissale del fatto che questa sofferenza Dio l'ha scelta per condividerla con noi, con le nostre fragilità. Ebbene, dov'è il luogo in cui il Dio compassionato si è rivelato a noi? Esattamente la croce. La croce è il luogo in cui Dio parla nel silenzio. Quel silenzio della finitudine umana che per amore è diventata la finitudine di Dio. Quando negli anni immediatamente seguenti alla Seconda Guerra Mondiale un teologo cristiano giapponese, Kazuki Tamori, pubblicò un libro, The Theology of the Pain of God, la teologia della sofferenza di Dio, questo libro fece scalpore. Fino ad allora si era sempre ripetuto che Dio è impassibile, che la sofferenza non potrebbe conciliarsi col mistero della divinità. Ed ecco che questo autore, un sopravvissuto di Hiroshima, della bomba atomica, volle invece mettere al centro un motivo che ha percorso i secoli della fede cristiana e che era stato oubliato soprattutto nella teologia dell'epoca moderna, e cioè che il Dio in cui noi crediamo, onnipotente nell'amore, proprio per questo è un Dio capace di soffrire, perché la sofferenza è spesso l'altro nome dell'amore. Come dice l'imitazione di Cristo, sine dolore non vivitur in amore. Senza dolore non si vive l'amore. Perché per definizione l'amore è volere il bene dell'altro fino al punto da rinunciare al proprio, da sacrificarsi.
Ebbene, questo è il Vangelo cristiano. Dio ha tanto amato il mondo da dare per noi il suo Figlio unigenito. E questo dono d'amore non è stato un dono che ha lasciato Dio indifferente. I concili della Chiesa antica lo affermano con chiarezza. Deus passus est, Dio ha sofferto. Unus de Trinitate passus est, è uno della Trinità colui che ha vissuto la passione e la morte di croce. Dunque, il primo grande messaggio che la croce ci dà è che il Dio in cui noi crediamo è appunto un Dio compassionato. Lo è anzitutto il Padre. Non dimenticate che a consegnare il Figlio sulle braccia della croce, secondo la teologia di Paolo e del Nuovo Testamento, è appunto Dio Padre. Dunque noi crediamo in un Padre che per amore nostro è arrivato a sacrificare suo Figlio. Mettendo a confronto Romani 8:32 e Genesi 22, un grande scrittore dei primi secoli cristiani, Origene, fa questa affermazione a prima vista sconcertante. Dice: sul monte Moria un padre mortale offre un figlio mortale che non muore. Il riferimento è al sacrificio di Isacco, la Chedà, il legamento in cui Abramo è pronto a sacrificare il figlio amato. Ma Origene continua: sul monte del Calvario il padre immortale offre il figlio immortale che muore per amore nostro. Ecco dunque il primo motivo di riflessione. Il Padre ha consegnato alla morte il Figlio per amore nostro. Il Figlio si è lasciato consegnare per amore nostro. Sull'albero della croce il Figlio ha consegnato lo Spirito perché restasse nella solitudine infinita del dolore umano e della morte e potesse proprio così abitare tutte le nostre solitudini, confortare tutti i nostri dolori. Dopo la consegna dello Spirito, tutto è compiuto veramente. Il Figlio di Dio, fatto uomo, è diventato, come dice uno spiritual negro, the great companion of human sufferings, il grande compagno del dolore umano. Qualunque sofferenza, ormai, può riconoscere la vicinanza, la prossimità del Dio crocifisso per noi. Chiudo questo primo punto, questa prima luce della simbolica menorah che sto accendendo, dicendo che se le cose stanno così, noi non riconosceremo Dio soltanto nella gloria dei cieli, nello splendore del creato, delle meraviglie che l'uomo può compiere, ma riconosceremo Dio proprio ai piedi della croce, in questo Dio abbandonato, il Figlio, per amore nostro, in questo dolore umano fatto proprio da Dio perché nessun sofferente della terra si potesse più sentire solo. La spiritualità delle confraternite è per eccellenza una spiritualità di comunione e di partecipazione. Ebbene, è ai piedi della croce che noi scopriamo la comunione del nostro Dio col dolore umano, il volto appunto del Dio compassionato. La seconda luce di questo candelabro simbolico che sto accendendo la intitolo così: nella fine, il nuovo inizio. Quando il cristianesimo comincia a diffondersi nel mondo antico, in quello che era allora l'impero di Roma, ed è un disegno certo della provvidenza il fatto che il Figlio di Dio si sia incarnato proprio in quella stagione, in cui il mondo era simbolicamente ma anche culturalmente unificato dal potere di Roma, quando dunque il cristianesimo è entrato nelle coscienze, quello che appariva era
il potere di questo mondo, simboleggiato dal potere dell'impero, addirittura dalla divinizzazione dell'imperatore. Ora, l'annuncio paradossale del cristianesimo è che, invece, la gloria risiede in quest'uomo crocefisso e che la sua fine, la sua morte, lungi dall'essere la vittoria della morte, morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo pungiglione? È l'atto stesso in cui per sempre la morte è stata vinta per noi. Nella fede cristiana, Adamo che muore sulla croce è il nuovo Adamo della vita nuova alla quale noi veniamo dischiusi. Quello che Gesù ha iniziato morendo e poi risorgendo è il cammino che ognuno di noi potrà far proprio nella fede e con la grazia di Dio vivere per la grazia e la forza appunto del Consolatore. In altre parole, la morte non è più l'ultima parola della vita. La vita non è più il viaggio verso le tenebre oscure e il silenzio senza parola e senza futuro. Chi contempla la croce e ricorda nella luce di Pasqua che quell'uomo crocefisso al terzo giorno risusciterà, sa che la morte non ha vinto. Sa che l'ultima parola della vita non sarà morire. Tutto ciò che noi facciamo da donne e uomini di fede lo facciamo nella consapevolezza che la nostra vita non è un viaggio verso le tenebre insignificanti, ma che la meta che ci aspetta è la città celeste, la vittoria del mondo in cui Dio sarà tutto in tutti e appunto l'intero universo sarà la sua patria. Ecco allora che la parola della croce è il Vangelo cristiano. Noi annunciamo al mondo un Dio così vicino al dolore umano che il dolore umano è stato per sempre trasfigurato e reso, per chi lo accetta nella fede, una via di vittoria, di resurrezione e di vita nuova. È quanto Gesù crocefisso garantisce al nostro cuore. Nella fine, il nuovo inizio. Nella morte, la vita. Sull'albero della croce, il nuovo Adamo che dà origine alla nuova creazione per quanti crederanno in lui e accetteranno di diventare partecipi della sua vittoria sulla morte, della gloria della croce. La terza luce si ferma a scrutare in questo abisso del Dio compassionato e della fine, che è il nuovo inizio, la ragione più profonda di tutto questo. Perché il Dio perfetto e onnipotente si manifesta debole, imperfetto, solo della solitudine dolorosissima di chi viene abbandonato? Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Che cosa motiva questo abbandono del Dio crocefisso? Il motivo dell'abbandono è un motivo dominante nella spiritualità del cristianesimo, riscoperto anche in anni recenti, per esempio da Chiara Lubich, la fondatrice del movimento dei focolari. L'abbandono di Gesù in croce rivela la ragione profonda di quello che è successo. Questa ragione ha un nome, l'agape, l'amore gratuito, l'amore senza altra ragione dell'amore stesso. Ecco qual è la rivelazione della croce. In questo Dio umile, come dice Francesco nelle lodi del Dio Altissimo, in questo Dio abbandonato, è l'amore che si rivela al mondo.
Dio non ha voluto rivelarsi come l'Onnipotente, come il Sovrano. Ha voluto rivelarsi come l'umile e l'innamorato. L'umiltà di Dio è la virtù nascosta nel più profondo della divinità, dice un grande mistico tedesco, Taulero. Ma dov'è che noi riconosciamo l'umiltà di Dio? Esattamente ai piedi della croce. Diceva un teologo tedesco del nostro tempo, Jürgen Moltmann, se vogliamo sapere chi è Dio, dobbiamo inginocchiarci ai piedi della croce. Perché nell'umiltà di quell'abbandono si rivela l'amore. L'amore non si rivela mai nell'orgoglio, nella superbia, nell'arroganza di chi si sente superiore agli altri. L'amore si rivela nell'umiltà e nell'abbandono vissuti come dono all'amato, in luogo dell'amato e per esprimere la vicinanza all'amato. In altre parole, soltanto l'umiltà del Dio crocifisso trasforma il dolore in amore, il soffrire in offrire. Gesù crocifisso vive le nostre agonie, ma le vive per amore e con amore, e insegna a noi che tanto fatichiamo ad amare quell'esodo da noi stessi senza ritorno, che è propriamente l'amore. Ecco allora che ai piedi della croce noi impariamo la definizione più pura, più bella dell'amore. L'amore è esodo da noi stessi, senza ritorno. Un esodo da sé che certamente da soli non avremmo mai vissuto, ma che, preceduti da Lui sulla via dolorosa, diventa possibile per grazia e per dono. La perfezione dell'amore si rivela nell'umiltà di Dio e l'umiltà di Dio diventa il luogo in cui il suo amore ci raggiunge e ci cambia. La quarta luce di questa simbolica menorah si ferma sulla Chiesa sotto la croce. Uno dei frutti più belli della croce di Gesù è la nascita della Chiesa. Voi sapete che nella simbologia dei padri della Chiesa il momento natale della Chiesa è quando dal fianco squarciato di Gesù crocifisso escono sangue ed acqua. I padri della Chiesa riconoscono in questo mistero la nascita della Chiesa, generata dal battesimo, l'acqua, e dall'Eucaristia, il sangue. Ma in realtà c'è una scena ben precisa che ci fa capire perché ai piedi della croce nasce la Chiesa. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. In questo dialogo, da una parte è rappresentata la Chiesa, il nuovo Israele, la madre. Dall'altra è rappresentato il discepolo, qualunque discepolo, perché discepolo e chiunque si riconosce amato dal Signore Gesù e di questo amore accetta di vivere e di morire, trovando in esso il senso della propria vita. Ebbene, la Chiesa nasce sotto la croce perché è il popolo della comunione stabilita dall'agape, dall'amore di Cristo, fra quanti si sono lasciati rapire da Lui. Ce lo dice Paolo in un testo straordinario, dice in Galati 2, sono stato crocifisso con Cristo, non vivo più io ma Cristo vive in me e questa vita che vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Come dire, il cristiano vive di Gesù, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me e di Cristo crocifisso. Ed è questo crocifisso in noi, Gesù il vivente, che ci unifica fra di noi, che ci rende suo popolo, che ci fa chiesa nei segni della parola, dell'Eucaristia, della misericordia, dei pastori che rappresentano in mezzo a noi il Cristo capo del suo popolo. Dunque, amare la Chiesa è amare Gesù crocifisso.
Ecco perché permettete che faccia questa applicazione di grande attualità. Chiama veramente la Chiesa, non la infanga, non la ferisce, non la giudica superficialmente. Chi sa di essere stato generato dalla Chiesa alla vita nuova in Cristo, si comporta verso la Madre, la Chiesa, con la stessa tenerezza umile e attenta che ognuno di noi avrebbe verso la propria madre ammalata e bisognosa di cure. La Chiesa sotto la croce è il popolo generato dall'amore del Dio crocifisso. E proprio per questo essa va amata con l'amore con cui ameremo Gesù, riconoscendoci amati e accompagnati da Lui. La quinta luce della menorah si ferma invece sul discepolo, il singolo discepolo, sulla via della croce. Gesù è stato esplicito. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. E ancora in Marco 8, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo, la salverà. Amici, lo dico in parole semplici ma molto chiare. Chi non è disposto a seguire Gesù sulla via della croce, semplicemente non è disposto ad essere suo discepolo. Certo, la croce si presenterà in tempi e momenti differenti nella vita di ognuno di noi. Certo, a volte la croce ci apparirà insopportabile, inaccettabile. Certo, a volte faremo confronti. Perché proprio a me? La domanda che nasce nell'ora della prova e del dolore. Ma una cosa è chiara, che il mistero della salvezza per ognuno di noi passa attraverso l'amore e l'amore crocifisso. Chi non è disposto ad amare Gesù e gli altri che gli sono stati affidati, fino al punto di dover dare la vita, semplicemente non è disposto ad amare. È una grande sfida questa. Si è discepoli di Cristo soltanto sulla via della croce. Vorrei che sia chiaro, questo non ha nulla del dolorismo. Il cristiano non ama la sofferenza per la sofferenza. Non cerca il dolore per il dolore. La parola prima ed ultima di ogni atteggiamento cristiano è l'amore. Amati da Cristo, amati dal Padre in Lui, amati nella forza dello Spirito, sentiamo che la nostra vita è bella e degna di essere vissuta. Ci sentiamo chiamati ad amare e sappiamo che il prezzo dell'amore, in tempi e momenti che solo Dio conosce, sarà il prezzo del dolore. Ma questo dolore, se portato con Lui e con l'aiuto e la sua grazia, diventa per ognuno di noi la vera strada della nostra piena umanizzazione, della nostra nascita alla Gerusalemme del cielo. D'altra parte, Gesù non ha mai parlato ai suoi discepoli con parole di seduzione o di compromesso. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Non temiamo i momenti di sofferenza e di prova della Chiesa. Temiamo i momenti di apparente gloria umana e di potere mondano. Non cerchiamo il successo di questo mondo. Cerchiamo la gloria della croce. L'amore di Gesù crocifisso come senso della nostra vita. Per essere dove e come Lui vorrà per noi, fino a quando Lui vorrà per noi, con la luce e la forza che soltanto Lui ci può dare e che nella fede riceviamo da Lui. Ma, ed è la sesta luce della mia menorah, questo amore crocifisso del quale Gesù ci chiede di essere partecipi non è finalizzato soltanto al nostro bene. La vocazione del discepolo è al servizio della salvezza di tutti.
Questo vale per ogni membro della Chiesa. Permettete che dica che vale in modo specialissimo per chi nella confraternita ha trovato una ragione in più per sentirsi parte di un popolo vivo, legato da una comunione di fede, di carità e di speranza. Il senso della nostra vita non è nel darci gloria, ma nel dare gloria a Dio e nel salvare noi stessi e quanti Dio vorrà affidarci. Comprendiamo che questo partecipare all'opera della salvezza di Cristo è veramente qualcosa di grandioso, che supera le nostre misure, le nostre logiche. Ma attenzione, è qualcosa che si compie non in gesti eclatanti di potere umano o con mezzi che l'occhio del mondo considera grandi. Noi partecipiamo alla salvezza di tutti con l'offerta umile e quotidiana della nostra vita, lì dove e come il Signore ha voluto chiamarci. Il Calvario della nostra croce è l'oggi, quello che potremmo chiamare l'oggi di Dio per noi. In questo oggi è la nostra gioia, la nostra pace, in questo oggi è la nostra vittoria sul male e sulla morte, in questo oggi è l'offerta d'amore per la salvezza di tutti. Il Dio compassionato ci chiede di essere donne e uomini della compassione, che soffrono con e per gli altri, che sollevano la sofferenza altrui, che si spendono per dare consolazione, speranza e pace a quelli che sono schiacciati sotto il peso della croce. A nulla varrebbe portare le insegne di una confraternita o un abito più o meno ben riconoscibile, se poi la nostra vita non fosse scandita da gesti di carità quotidiana, di compassione umile, di partecipazione all'altrui dolore, di gioia condivisa e di bellezza testimoniata nel nome di Gesù. E arrivo alla settima ed ultima luce, la croce promessa di gloria futura. Tutto quello che la croce ci ha detto sul volto del nostro Dio, sulla nostra identità di discepoli, sulla nostra vocazione e missione, non si ferma all'oggi, fosse pure l'oggi di Dio per noi, ma è una promessa di gloria futura. In tutto, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, siamo tribolati ma non schiacciati, sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché, ascoltate, anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ecco dunque, noi siamo chiamati a completare nella nostra carne le sofferenze di Cristo, perché il suo corpo, la Chiesa, cresca verso la pienezza della gloria. La nostra vocazione è la salvezza del mondo. Noi non guardiamo all'interesse passeggero e sempre troppo corto di un potere mondano. Noi guardiamo alla salvezza del mondo come disegno d'amore di Dio e compimento della sua volontà. Il discepolo di Gesù crocifisso trova la sua gloria nello spendersi per la salvezza di tutti. Se lui, l'umile, si è lasciato abbandonare sulle braccia della croce, lui non ci lascerà soli nella nostra lotta per realizzare la missione di portare il Vangelo e la gioia del perdono di Dio ad ogni creatura. Ed allora, con questa fiducia, con questo incondizionato abbandono nelle mani di Dio, che noi vogliamo rivolgerci a Gesù e gli diciamo: Signore Gesù, crocifisso per amore nostro, tu sovverti e inquieti i nostri progetti e le nostre difese, aiutaci, ti preghiamo, a non crocifiggere te sulla croce delle nostre attese, ma a crocifiggere le nostre attese sulla tua croce. Fa che ci lasciamo turbare da te, perché rinnegando noi stessi
possiamo prendere la nostra croce ogni giorno e seguirti. Tu sai che noi non sappiamo dirti la parola dell'amore totale, ma noi sappiamo che anche il nostro povero amore ti basta per fare di noi dei discepoli fedeli fino alla fine. E questo amore umile che ti offriamo, prendilo, Signore, e di ancora e in modo nuovo la tua parola per noi, seguili. Allora la nostra vita si aprirà al futuro della tua croce per andare non dove avremmo voluto o sognato, sperato, ma dove tu vorrai per ciascuno di noi, abbandonati a te come il discepolo dell'amore e dell'attesa in una confidenza infinita. Allora non saremo più noi a portare la croce, ma sarà la tua croce a portare noi, colmando il nostro cuore di pace e i nostri giorni di speranza e di amore. Amen. Alleluia. Il Signore ci conceda di vivere il pellegrinaggio umile di queste sette luci, contemplando il Dio compassionato, il nuovo inizio nella fine dell'abbandonato, la via della croce come via del discepolo, al servizio della salvezza di tutti, a partire dalla perfezione dell'amore che l'umiltà di Dio ci rivela per essere la Chiesa sotto la croce in attesa della promessa compiuta, della gloria futura di cui la resurrezione di Gesù è anticipo e appunto promessa per noi. Ho chiesto di tradurmi un po' quello che avevano cantato, ma
sono tutte invocazioni a Gesù crocifisso ed esprime un'antica tradizione popolare che vede nella croce di Gesù la possibile sorgente di ogni grazia, di ogni benedizione, soprattutto in aiuto ai piccoli, ai poveri, agli ammalati. Ed è anche bello, questo lo aggiungo io, che più che essere un canto si tratta di un grido. Voi sapete che nella storia della Passione il grido arriva come un momento culminante del dolore del Figlio di Dio che si è fatto uno di noi. È un grido che si esprime in quel lamento: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Poi c'è il forte grido e Gesù spira. Ora, quello che ho capito in questa tradizione popolare è in quel grido di Gesù crocifisso che si vuole riconoscere ogni grido di dolore del mondo e quindi ogni bisogno dell'umanità di essere soccorsa, perdonata. Ancora una volta, Gesù crocifisso è il punto d'incontro fra l'umano in tutti gli abissi della sua esperienza e l'amore divino che viene a noi. E proprio la forma del grido usato da questa tradizione popolare, che ricorda il grido della croce, diventa il veicolo di questa preghiera degli umili, dei semplici, che vedono in Gesù crocifisso la medicina di ogni prova, sofferenza, debolezza, miseria dell'umanità. Grazie per averci testimoniato la vostra fede.